Vi posso chiedere come mi stanno i miei occhiali? Benissimo, sei benissimo. Sì, a me e vedo anche che mi sto riprendendo, disgraziato. Appena si spegne ti dico cosa penso. Bene amici, il video di oggi sarà molto particolare perché per provare questi Ray-Ban Stories vi racconterò una storia dal mio punto di vista. Poco montata, quello che capita, sono qua a Marbella a provare una macchina. Camera d'albergo, mi sono appena svegliato 10 minuti fa, ho la colazione tra poco, il transfer alle 8. Questo è quello che si vede fuori dalla finestra, cioè niente, è ancora buio. Ma passiamo una giornata insieme, vai, venite con me. Buongiorno. No vabbè, ma che spettacolo l'alba. Check out 42, yes. It's on the way, please. Ok, I wait. Che spettacolo l'alba marbellana. Mamma, ma che casino c'è? Ma Malaga, pensavo non ci fosse nessuno. Priority pass. E poi è sempre così, mi perdo nel lounge e stanno imbarcando, sono in ritardo. Ah, che palle! Hola. Sta registrando, vedi? C'è la luce. Esatto, c'è la luce che avvisa per la privacy. Quindi voi avete accettato implicitamente di entrare in un mio video. Certo, ovvio. Okay. Assolutamente. Liberatoria data. Grazie. Questa è una città emergenza. Beh, a parte che è aperta c'è scritto uscita, però vabbè. Andrea, sei tu? Sono io, ciao. Piacerissimo, questa è bella macchina, ma 30.000 euro una Polo, un po' tanto. Va bene. Cazzo, non pensavo. Ero rimasto a 14.000 euro. 2005, 2006. Ho rimasto le cifre lì. Ciao, grazie. Ciao, Maurizio. Eppure la sposa. Che palle far benzina. Però tornare a casa è sempre bello. Venga, Giura! Facciamo insieme, dai! Ci sono diversi quadretti. Io sono Ettore, mi scusi. Disegno per vivere, rompo qui il bar per la raccolta. Lo potete rinunciare a un panino se non vi mando in rovina il pomeriggio? Grazie. Puoi sceglierla. Ciao! That's incredible! Cioè, i posti delle colonnine sono liberi. No, a lei mi sa che non serve la colonnina di ricarica. Ma adesso scarico i video, vedo come sono venuti e continuo la storia con la recensione degli stories. Però il fatto che abbiano due altoparlanti è una figata, perché in questo momento io sto ascoltando la musica mentre vado in bicicletta in totale sicurezza. Sì, perché gli altoparlanti sono qua vicino all'orecchio e non vi vanno a chiudere l'orecchio, quindi sentite anche i rumori ambientali. E poi comodi i comandi touch, un tap si mette in pausa, un altro tap si riprende la canzone e poi si può regolare anche il volume, spingendo in avanti si alza, scorrendo indietro si abbassa. Ma visto che non sono a conduzione ossea ma c'è proprio un altoparlante, quanto si sente intorno? Ci sono persone, magari anche per le conversazioni telefoniche? Non tanto. Vi faccio sentire, qua sono circa 20 centimetri da loro e no, non si sente tanto. Un pochino, ecco, magari in metropolitana siete uno di fianco all'altro, le conversazioni potrebbero non essere proprio fatte nella totale privacy. E la qualità è abbastanza buona, ovviamente visto la dimensione degli altoparlanti i bassi quasi non ci sono, però così per tenere compagnia mentre si fa una pedalata vanno veramente bene. Adesso provo a chiamare Chiara, vediamo come si comportano i microfoni. Ciao amore, come mi senti? Sto provando gli occhiali, quelli con l'altoparlante. Aspetta, ah, è giallo, devo passare. Eccomi, come mi senti? Mi senti bene? Vabbè, perché sono abbastanza lento in questo momento. Puoi dedicarmi un secondo che provo a pedalare un po' di più? Tra l'altro sta passando il tram, in questo momento io continuo a parlare. Senti ancora? Sì, lo so, sono uno stress. 25 orari, com'è? Senti il vento, senti me? Rallento. Non ho
Ok, non hai sentito niente. Benissimo. Grazie. Ecco, siccome Chiara ha fatto l'agguato e quindi non ha registrato la chiamata, vi dico, mi sentiva bene con il rumore di fondo e quando andavo piano, quando ho iniziato ad andare un pochino più veloce, niente, non mi sentiva più, quindi non sono a prova di vento. E voilà, come mi stanno? Sì, perché poi la cosa bella è che sono Ray-Ban. E secondo me è andata così. Mark Zuckerberg un giorno si è svegliato, ha visto probabilmente, perché non è un'idea originalissima, quelli di Snapchat, come si chiamavano? I Spectacles, una roba del genere, ha chiamato raccolto i suoi collaboratori e gli fa, ma noi gli occhiali con le cam li abbiamo, i suoi collaboratori? No Mark, quello è Snapchat, molto male. Allora, qual è l'azienda più figa che fa occhiali da sole? E tutti, Ray-Ban probabilmente. E allora Mark, chiamate Ray-Ban, fate un accordo, li voglio anch'io. E appunto, non è un'idea originalissima, ma fatti con Ray-Ban, vedete, mantengono il design degli occhiali Ray-Ban. Tant'è che in questi giorni in pochissimi si sono accorti delle due telecamere, solo ovviamente quando schiacciavo qua e si accendeva il LED di notifica, qualcuno si insospettiva, ma sostanzialmente sono Ray-Ban. Funzionalmente devo dire molto bene, le lenti, vabbè, sono le classiche di Ray-Ban e quindi sono delle buone lenti. Non sempre affidabilissima la connessione, soprattutto la riconnessione con il cellulare, ma siamo alle prime versioni del software. Vi faccio vedere un po' come funzionano. Qua dentro c'è un pulsantino per eventualmente accenderli e spegnerli. Quando si chiudono le bacchette, comunque la connessione si interrompe, quella audio rimane comunque la connessione Bluetooth Low Energy, perché l'applicazione, come vedete qua, ci dà sempre lo stato di batteria degli occhiali, batteria che non è sostituibile, batteria che dura. Ve lo dico subito, metto gli occhiali così non vedete che io leggo lì sotto, quindi farò, se comincerò a fare recensione con gli occhiali. No vabbè, scherzi a parte, 3 ore di musica continuativa. In realtà la giornata con cui ho fatto il vlog sono durati mezza giornata, perché i video consumano tanto, ma una giornata intera facendo qualche chiamata, ascoltando ogni tanto una musica, si riesce tranquillamente a fare senza metterli in custodia. La custodia ovviamente li ricarica, come vedete qua ci sono dei pin. La cosa bella è che sono magnetici, quindi quando si avvicinano gli occhiali si attaccano, vengono risucchiati, e la custodia ha un suo LED qua davanti che indica anche se sono in carica. La custodia riesce a caricare circa 3 volte gli occhiali, in un'ora loro sono carichi, in mezz'ora 50%, la custodia si carica tutta in 3 ore circa e fa 3 cariche degli occhiali. Vaccata o genialata, tra l'altro in confezione trovate anche il cavo Type-C per caricare la custodia, vedete al connettore Type-C, una guida rapida e anche una custodia per metterli dentro se volete una custodia morbida e non questa rigida. Gli occhiali ovviamente non si possono caricare senza custodia, quindi bisogna per forza metterli dentro. Sul genialato vaccata ve lo dico dopo, prima vi faccio vedere un po' l'applicazione. Quando si connette gli occhiali dicono all'app che ci sono nuovi video, se poi si vogliono scaricare bisogna, fa tutto automaticamente, cliccare sui nuovi video e gli occhiali si collegano allo smartphone via wifi direttamente. Se andiamo qua ci sono le impostazioni, appunto vedete qua il livello di batteria degli occhiali, informazioni sugli occhiali, l'associazione, l'annullamento dell'associazione con gli occhiali, perché per associarli bisogna avere un account Facebook, se ve li rubano non potranno essere abbinati a un altro smartphone se non prima disassociati dall'account precedente, quindi i video che ci sono dentro, anche se vengono rubati gli occhiali, non potranno essere letti se non dal vostro smartphone. Ci sono gli assistenti vocali e i Facebook per attivarli, ma solamente in inglese per ora, probabilmente poi arriveranno anche in italiano. Quanta memoria hanno? Circa 100 clip, non so le foto. Ecco, la qualità l'avete vista, non benissimo. 5 megapixel, le due cam, non ho capito perché siano due, in realtà dovrebbe essere per migliorare la luminosità, la stabilizzazione. Stabilizzazione non è fantastica, però il punto di vista è bellissimo, perché è il nostro punto di vista, quello dei nostri occhi. Foto 2600x2000 pixel, video 1184x1184, perché la risoluzione nativa è quadrata. Guardate, se io prendo un file, vedete quadrato, ma volendo con le impostazioni
posso andare a ritagliare l'inquadratura, farla verticale per magari storie Instagram, farla orizzontale 16 noni per i video, in realtà più che 16 noni forse 3 mezzi, non lo so, comunque 4 terzi più che altro, un formato televisivo, e poi abbiamo la possibilità di andare a tagliare prima o dopo il video e regolare anche luminosità, nitidezza, saturazione, colore, quindi un minimo di editing si può fare andando anche a unire più clip e creare un montaggino, una geniale vaccata se volete la mia. Non costano poco, 329 euro, ma la montatura è di qualità, le lenti sono di qualità, un po' plasticosa ma in realtà molto resistente. Ecco, forse l'utilizzo che ho trovato più bello, oltre a quello di fare le foto, è ascoltare la musica rimanendo immersi nell'ambiente circostante, quindi molto sicuro se si va a piedi, se si va con bicicletta, monopattino o anche in auto, e il viva voce è abbastanza bene quando c'è tanto rumore ambientale dall'altra parte, comunque si sente un pochino. Ho detto, geniale vaccata, fatemi sapere nei commenti se a voi piacciono. Io li terrò per le chiamate in viva voce in bicicletta, per quello sono fantastici, poi per qualche video ogni tanto magari, tra l'altro non vi ho detto, ma anche dentro c'è un LED di notifica che vi dice quando state registrando, è molto comodo. Ciao, vedete, chiudete e si spengono.